tutti e bentornati on air con lo studio Regale Balestra. Oggi prendiamo spunto da un tema del tutto già eviscerato come quello della caparra per andare a parlare di un paio di istituti molto meno conosciuti ma altrettanto utili, e cioè quello della multa penitenziale e quello della clausola penale. Vediamo innanzitutto cos'è la caparra. Quindi, come è noto, il codice civile distingue due tipi di caparra, quindi da un lato quella confermatoria, disciplinata dall'articolo 1385, e dall'altro quella penitenziale, regolata dall'articolo 1386. La prima è quella diffusissima, nella quale al momento della conclusione del contratto, e sottolineiamo questa circostanza che accomuna chiaramente i due tipi di caparra, una parte dà all'altra una somma di denaro che potrà essenzialmente seguire due sorti. Quindi, in caso di adempimento, potrà, e sottolineiamo ancora una volta, potrà essere imputata o in acconto alla prestazione dovuta, che è poi la circostanza che ovviamente più spesso si verifica, oppure restituita, poi chiaramente in qualche modo, ridata una seconda volta nel pagamento del prezzo totale. In caso di inadempimento, invece, potrà, ancora risottolineiamo, potrà essere ritenuta dalla parte quindi non inadempiente quale corrispettivo del recesso. Perché ho sottolineato più volte potrà? Perché quando parliamo di caparra confirmatoria parliamo sempre di una facoltà che ha la parte di appunto ritenere questo tipo di caparra a titolo di risarcimento del danno, ma la parte non è obbligata, la parte può sia chiedere l'adempimento, si agire per il risarcimento del danno nella forma, diciamo, classica. Quindi questa è la differenza principale con la caparra penitenziale, invece, nella quale anche qua la somma di denaro data all'inizio, quindi al momento sempre della conclusione del contratto, ha la funzione invece di corrispettivo del diritto di recesso che viene riconosciuto a una o a tutte le parti del contratto, e non si qualifica quindi come risarcimento del danno, come abbiamo visto prima, ma piuttosto come corrispettivo, quindi prezzo di un diritto di recesso riconosciuto a priori, quindi riconosciuto nel contratto. Nella pratica poi non è sempre facile distinguere tra appunto una caparra confermatoria e una penitenziale. Ci viene in aiuto chiaramente la giurisprudenza, la quale stabilisce che normalmente la caparra data va considerata come confermatoria e a nulla rilevano eventuali qualificazioni come caparra penitenziale che vengano fatte nel contratto, salvo che chiaramente non ci siano altri elementi che fanno ritenere che quella caparra volesse essere qualificata dalle parti come penitenziale. Un altro dubbio che spesso si può verificare nel caso pratico è distinguere una caparra confermatoria da un semplice acconto. Anche in questo caso la giurisprudenza ci spiega che bisogna indagare quale fosse la reale volontà delle parti, e quindi anche in questo caso non vale la semplice qualificazione nominale, ma bisognerà andare a vedere per l'appunto cosa le parti intendessero concludere, sempre con riguardo alla teoria chiaramente dell'affidamento. Interessante ad esempio è l'esempio per appunto del mediatore, del versamento che a volte le parti non fanno una verso l'altra, ma direttamente al mediatore, come può essere uso ad esempio in delle transazioni immobiliari. In questo caso
non possiamo parlare comunque in ogni caso di caparra, perché la caparra è quella che riguarda le parti del contratto, quindi il versamento che viene fatto al momento della conclusione da una parte all'altra, non da una parte a un terzo, se no sarebbe anche forse troppo semplice andare a fare dei versamenti a mediatori terzi qualificandoli come caparra, quindi obbligando poi sostanzialmente l'altra parte o a concludere il contratto o a perdere la caparra medesima. Simile all'istituto della caparra penitenziale, anche per assonanza di nomi, è quello della multa penitenziale, che è, diciamo, contenuta nel terzo comma dell'articolo 1373 del codice civile, ma non è mai menzionata, quindi attenzione perché se andate a cercare con quel nome sul codice non la troverete. La multa penitenziale è qualificata anche questa come il corrispettivo e quindi il prezzo del diritto di recesso, esattamente come nel caso della caparra che abbiamo visto prima. La differenza non da poco, e per questo spesso può essere consigliabile fare ricorso all'istituto della multa piuttosto che a quello della caparra, è che in questo caso il corrispettivo in denaro non va versato al momento della conclusione del contratto, come abbiamo visto prima, ma può essere versato in un momento successivo, chiaramente in una finestra eventualmente temporale data dal contratto medesimo, e quindi chiaramente il recesso avrà effetto solo nel momento in cui la prestazione, quindi in 99 casi su 100 il pagamento di una somma in denaro viene per l'appunto effettuato. Quindi è chiaro, penso, ed evidente il vantaggio, cioè rispetto a un'uscita monetaria immediata alla conclusione, io ho un'uscita solo eventuale laddove voglia appunto utilizzare il diritto di recesso che mi è stato riconosciuto dal contratto. L'ultimo istituto che ha un effetto simile è quello della clausola penale, che è disciplinata dall'articolo 1382 del Codice Civile. Con tale clausola le parti convengono che in caso o di inadempimento o comunque di ritardo in un particolare adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, quindi di nuovo 99 volte su 100 sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo in denaro. Quindi questa clausola ha una doppia funzione perché da un lato limita diciamo, il risarcimento del danno ad una cifra predeterminata, salvo ovviamente che in contratto non sia stata convenuta la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore. Dall'altro, parallelamente, la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del reale danno sofferto, per cui chiaramente dispensa la controparte dalla prova del danno, proprio perché è un accordo nel quale a una determinata situazione X corrisponde una determinata situazione Y e quindi sostanzialmente il pagamento di una somma. Chiaramente questa somma, laddove sia abnorme e sproporzionata, può comunque essere ridotta in giudizio, e la giurisprudenza più recente ci dice può essere ridotta anche d'ufficio dal giudice. Dove vediamo solitamente un istituto del genere? È molto diffuso, ad esempio, in quei contratti che prevedono la consegna di un'opera entro una certa data, e quindi prevedono che per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata, la parte in ritardo, quindi inadempiente, si obbliga a pagare una somma appunto di denaro. Io vi ringrazio per la visione e arrivederci alla prossima.